Tre stanze buie e tappezzate di teli neri. Sulle pareti foderate sono appesi ritratti di alcune donne dal collo affusolato e il volto allungato. Non sono quadri comuni, ma proiezioni su LED di opere dipinte con pitture a olio su tela. Non siamo al Museo Civico Fattori di Livorno o alla Pinacoteca Brera di Milano, ma al Palazzo dell'ex comune di Margherita di Savoia, dove dal 5 al 31 agosto si terrà la Modigliani Experience, una mostra in cui saranno esposte le riproduzioni delle opere di Amerigo Modigliani, pittore e scultore livornese, vissuto fra il 1884 e il 1920, personaggio di spicco della cultura italiana nel mondo. I suoi dipinti sono sparsi fra collezioni private e musei del calibro della National Gallery of Art di Washington e del Tate Gallery di Londra. È semplice dedurre come l'opportunità offerta dalla cittadina fantina sia una di quelle che gli appassionati d'arte non possono farsi sfuggire. Chiaro, non si tratta delle opere vere, ma questo sistema potrà permettere ai giovani di avvicinarsi per ammirare i dettagli, scattare foto con flash e soprattutto cibarsi di arte senza spendere un centesimo, perché la mostra è totalmente gratuita. Appena si entra nel lato dell'ex comune ci sono due tende nere, come un sipario che immerge il visitatore in un ambiente buio e silenzioso, dove le uniche voci sono quelle che risuonano nella mente di chi osserva e le uniche luci sono quelle dei quadri luminosi, come se tracciassero un percorso da seguire. Modigliani le donne che ha dipinto le ha conosciute, con alcune di esse ha avuto anche una storia, come per esempio Beatrice Hastings, la giornalista inglese dipinta con un abito nero, un cappello e i tratti di una donna matura. Nella mostra ci sono anche i ritratti di altre donne conosciute dall'artista. Importanti sono anche i nudi di Modigliani, opere che nei primi del Novecento non sono state molto apprezzate per via della mentalità chiusa del tempo. Basti pensare che nel 1917 fu costretto dal capo della polizia francese a chiudere la sua prima mostra appena aperta nella Berthe Weil di Parigi. Un nudo su tutti esposto a Margherita è il grande nudo disteso, che ritrae una modella dalla pelle chiara stesa su uno sfondo più scuro, con seno e parti intime in vista.